Noi oggi Sara Rizzo. Allora, Sara Rizzo, all'interno del MUDEC, qual è il suo ruolo, oneri, mansioni e anche onori? Sì, io sono conservatore dei beni culturali e al MUDEC mi occupo delle mostre temporanee, come ad esempio quella dove ci troviamo adesso, che è Rainbow, che è stata curata da Katia Inozesteva e di cui ho seguito l'allestimento, il coordinamento. Ecco, dopo questa mostra, che finisce a luglio, se non sbaglio, cosa ci sarà? Cosa bolle in pentola? Stiamo preparando sempre un'altra mostra di cui non credo di poter ancora svelare niente, però sarà una mostra come Rainbow dedicata a un tema trasversale che verrà appunto affrontato dal punto di vista sia della storia dell'arte che dell'antropologia che della scienza. Bene, bene, sveleremo magari più in là questo top secret. Ecco, all'interno del MUDEC, della sua professione, emozioni, ricordi? Sì, diciamo che la professione di conservatore è molto sfidante e ho molti ricordi ormai collegati a questa mostra e in particolare trovo sempre molto interessante occuparsi di fotografia. Noi ci troviamo davanti a delle riproduzioni fotografiche di performance di Judy Chicago, che sono questi fumi colorati che lei ha realizzato negli anni 70, creando appunto delle opere d'arte effimere che solo grazie alla fotografia noi possiamo, come dire, rivivere ancora oggi.